Grazie Presidente, buongiorno Commissario Avramopoulos. Bene, mi fa piacere che dopo 2 anni almeno sia arrivata questa proposta da parte della Commissione, questa agenda sulla migrazione. Io credo che innanzitutto dovremmo cercare di spiegare ai cittadini, perché io vengo da un paese in cui spesso e volentieri i cittadini chiedono cosa fa l'Europa, l'Europa ci lascia soli di fronte a questo problema immigrazione. Io sono italiano e sono siciliano, quindi lo vivo in prima persona quello che è il problema degli sbarchi e quello che è il problema delle morti nel Mediterraneo. Allora bisogna spiegare che come funziona l'Unione Europea. Il Parlamento europeo si è espresso, la Commissione adesso si è espressa, però manca la terza parte, che è il Consiglio, che sono gli Stati. E qui siamo di fronte all'ennesimo caso in cui gli Stati si mostrano egoisti di fronte a quello che è un'emergenza globale, di fronte a quello che è un grande momento in cui l'Europa si dovrebbe mostrare solidale. E allora cosa sento? Sento la Francia che dice che non è d'accordo, sento la Gran Bretagna con Cameron che ha appena vinto che dice che non è interessato a dividersi le quote, e così facciamo 1000 passi indietro sull'Unione Europea. Grazie.